Eccoci qua, ben trovati. Oggi la musica ci porta da un carissimo amico, autore e cantante. È con noi Ciuri. Ciao. Ciao a tutti. Oh, che piacere, eh? Ci rivediamo, con un brano molto, molto, molto bello e particolare. A squarciagola. Beh, ce ne devi parlare, eh? Per forza. Squarciagola è un brano che ho scritto all'inizio dell'estate scorsa. È stato, diciamo che il 2022 e il 2023 sono stato un anno particolare. Sono, sai, tra quelle chiacchierate mentre uscivo la sera con delle ragazze, così chiacchierando tranquillamente con un bicchiere di vino tra le mani, che una persona magari si scioglie un po' anche un po' di più, mi hanno raccontato cose particolari della loro vita, esperienze che mi hanno lasciato qualcosa dentro che non mi lasciava, come dire, non potevo far finta di niente dopo quelle chiacchierate. E mi hanno confessato tante ragazze nell'arco di un anno, all'incirca 13 ragazze, di essere state vittime di abuso sessuale. Cioè, così tante in un anno? In un anno, 13 ragazze, di cui Solo 3 con te 13 sì. ragazze hanno dichiarato questo. Nell'arco di un anno, l'ho presa come un segno del destino, devi scrivere una canzone. Con l'ultima ragazza che mi ha raccontato questa cosa, che è una mia cara amica, è lei tra l'altro che si chiama Alessia, che lei tra l'altro scrive bellissime poesie, quando abbiamo finito di parlare, ho detto siediti con me, canta al pianoforte e scriviamo una canzone, perché anch'io sento la necessità adesso di dire qualcosa, di mettermi io davanti a questa faccenda, a questa lotta, a questo grande problema. Con le sue capacità e le mie capacità abbiamo scritto questa canzone, con un testo semplice, un testo diretto. Non abbiamo cercato grandi metafore, non abbiamo cercato doppi sensi. Siamo stati diretti, perché quello che anche lei sentiva la necessità di dire, ho voluto molto appoggiare i suoi pensieri e il suo bisogno di esprimersi, tanto è vero che l'ho voluta anche nel video ufficiale di Squarciagola. Lei è Alessia, lei è una mia cara amica, lei diciamo, è la sua storia, questa È la sua storia, è la sua storia. è la sua storia, e ho voluto dare un po' voce a quella che è la sua storia e alla storia di tutte. Perché si chiama Squarciagola? Ti aggiungo questa cosa, semplicemente perché tutte e 13 ragazze, storie completamente diverse, in luoghi completamente diversi, con persone diverse, in modi diversi, ma una cosa ha accomunato tutte le ragazze, il fatto che nell'atto, proprio nel momento stesso in cui succedeva l'abuso, nessuno di tutte e 13 è riuscito a chiedere aiuto. Più di altro, più che chiedere aiuto, a emettere un suono dalla bocca. Come se si fossero congelate tutte e 13 in quell'istante. Certo. Poi, informandomi in giro, le articoli, internet con persone, psicologi, ho scoperto che in realtà ha un nome che adesso non mi ricordo, ma è proprio una fase questa cosa che io, sentendo le storie, ho notato, ho visto che comunque è una cosa scientifica, cioè nell'atto quando subiscono l'abuso Uno vengono si blocca sì. completamente. Cioè, tra l'altro questa mia amica è molto coraggiosa, una ragazza Certo. molto forte. Immaginarmi lei in quel momento che non riusciva a difendersi mi fa anche strano, però questo mi fa capire quanto sia orribile tutto ciò. Certo. E tu hai usato, voi avete usato la musica per, uso un termine forte, tra virgolette, denunciare, ma anche per alzare la soglia d'attenzione, eh? Sì. In questa società. E avete Guarda. fatto benissimo. Anche se ti posso dire che forse la società non è tanto pronta, o
non è tanto pronta, non è tanto attenta, eh? Ci sono una marea di cose che ti sviano, e a volte anche senza volere, eh? Spezziamo una lancia a favore di tutti noi, va? Però bisogna avere grossa, grossa attenzione. Quindi tu da questo brano vuoi assolutamente grossa attenzione. Sì, ma non io, certo. La voglio per loro l'attenzione. Io grazie a Dio non ho mai affrontato una situazione del genere, però con tutte queste storie, essendo anch'io comunque mi reputo una persona abbastanza sensibile, era impossibile non farmi toccare e non farmi coinvolgere in questa situazione. Certo, i social cosa dicono? Come hanno preso il brano? Come ne parlano? Come vi contattano? Cosa vi chiedono? Guarda, la maggior parte è stata molto, molto contenta di che io ho affrontato anche da uomo soprattutto questo tema, perché comunque è facile. No, è facile? Non è facile. Però da voi uomini che parlano di questo tema se ne vedono ben pochi. Vero. E devo dire che anche sono stato un po' criticato per questo sui social. C'è stato il bene, ma che il fatto di che cantavo un tema del genere quando non mi tocca, mi faccio no, mi tocca a me, tocca a te, tocca a lei, è un tema che tocca a tutti. Tocca a tutti, certo. Mi hanno traumatizzato quasi tutti e 13 ragazze. Poi la mia amica, qui che io reputo parte della mia famiglia, certo, gli succede una cosa del genere come se fosse successa a me. Certo. E noi siamo con te, con voi, e siamo insieme a voi qui a cercare di, nel nostro piccolo, migliorare questa nostra società un po' avulsa e a volte. Senti, giusto appunto, ci dici quindi le pagine social, così veniamo a curiosare un po', anche per tenerci un pochino in contatto, per evolvere anche intorno a questa situazione. Assolutamente, anche perché ci sono tante novità, quest'anno sarà un anno bello pieno, sono un periodo che sono in studio così, quindi mi fa piacere se volete restare con me anche in futuro, abbiamo tanti messaggi e tante canzoni, perché comunque nelle mie canzoni si balla, c'è qualche canzone che si balla, ma il tema non è una cosa che, il messaggio non è una cosa che voglio abbandonare, anche ballando. Se ascoltiamo bene le parole delle prossime canzoni che usciranno, in realtà ci sono dei temi sempre un po' tristini. Comunque, mi chiamo su tutti i social col Miciuri. In italiano chiamami Ciuri, tutto attaccato, e Ciuri ovunque. Ciuri, 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 fiori, fiori, fiori ovunque. Allora, grazie mille anche stavolta, Ciuri. E noi vi lasciamo. È stato un enorme piacere. Anche per noi, naturalmente. Non vi lasciamo a squarciagola, ciao! Ciao! Me ne sto rendendo conto solo ora della grande cazzata che ho fatto allora. Avrei dovuto solo urlare a squarciagola, avrei dovuto solo urlare. Sveglia che non ha mai suonato, che di certo nessuno ha mai sentito. Io non ci ho neanche minimamente provato a gridare aiuto. Yeah, 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 yeah. Me ne sto rendendo conto solo ora della grande cazzata che ho fatto allora. Avrei dovuto solo urlare a squarciagola, avrei dovuto solo urlare. Me ne sto rendendo conto solo ora della grande cazzata che ho fatto allora. Avrei dovuto solo urlare a squarciagola, avrei dovuto solo urlare. Giorno non voglio nessun ricordo, sento ancora lo schifo addosso, sento ancora le mani addosso, le mani di chi non conosco. Yeah, 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 yeah. Me ne sto rendendo conto solo ora
della grande cazzata che ho fatto allora. Avrei dovuto solo urlare a squarciagola, avrei dovuto solo urlare. Me ne sto rendendo conto solo ora della grande cazzata che ho fatto allora. Avrei dovuto solo urlare a squarciagola, avrei dovuto solo urlare. Così poco la libertà di cui sei in possesso. Ti prendi la mia e ci fai sesso. La strappi, la calpesta e la butti nel cesso. Me ne sto rendendo conto solo ora della grande cazzata che ho fatto allora. Avrei dovuto solo urlare a squarciagola, avrei dovuto solo urlare. Me ne sto rendendo conto solo ora della grande cazzata che ho fatto allora. Avrei dovuto solo urlare a squarciagola, avrei dovuto solo urlare.